Trebicchieri, siamo in Piemonte e siamo in Piemonte con un bel nembiolo con Camp Gross Martinenga 2009. Che ha l'uva nebbiolo, ma si chiama Barbaresco. Comunque è il nostro un po' fiore all'occhiello, un'azienda del Piemonte appunto di Barbaresco. Nel cuore di Barbaresco esiste questo vigneto, si chiama Martinenga, che al tempo dei romani si chiama Villa Martis, quindi già conosciuto quando c'era una barbarica Silvia, un bosco enorme sacro al dio Marte, che veniva adorato in questo posto, Villa Martis si chiamava. Poi Martinenga e poi Martinenga. Questo Can Gross è una piccola porzione di questo vigneto che in totale, sulla proprietà, che in totale appunto è 25, il vigneto mettiamo sia 12, e Can Gross è solo 2 ettari e 40, quindi è un vino che ha un po' mezza marcia in più rispetto a pienezza, a consistenza, ma che mantiene ovviamente intatte l'eleganza di questo vigneto. Questo è un vigneto che noi vogliamo premiare sempre, e viene anche premiato dalla stampa specializzata in questo caso dei Trebicchieri, perché proprio il nebbiolo riesce a sentire metro quadrato per metro quadrato cosa va a succedere nel vigneto, nella terra, nel terroir, e quindi esprime dei caratteri leggermente diversi, simili ma leggermente diversi, tra, L'angolazione angolazione. esatto, tra il microclima, l'elevazione del vigneto e queste cose qua. Questo vino lo troviamo in un mercato italiano, in un mercato estero maggiormente. Quali In sono tutte e le due, categorie? io mi sono così fatto un'esperienza inizialmente appunto in Italia con vari clienti, forse i ristoranti migliori in queste zone, anche ne abbiamo qualcuno, ma quello che è importante dire è che oggi purtroppo in Italia sta lì, insomma, non aumentano le cose, ma invece all'estero ha avuto, come in molti casi, questi vini sono più conosciuti, forse più apprezzati dagli stranieri. Ahimè, devo dirlo, ma comunque noi abbiamo all'estero una cosa che funziona molto bene, che senza mettere d'accordo nessuno, questo Made in Italy, per quanto riguarda Chiaro. l'enogastronomia, funziona moltissimo. Quindi siamo veramente gratificati quando Quindi siamo all'estero, il vino veniamo racconta bene riconosciuti. l'Italia. Esatto, è la parte, diciamo, migliore forse d'Italia in questo momento, forse la moda, qualche cosa come le Il automobili. rapporto con Trebicchieri Napoli, è la prima volta che viene a Napoli Io dai Trebicchieri? quando ci vengo a Napoli mi emoziono come fosse sempre la prima volta, è una città fantastica, oggi abbiamo una giornata strepitosa, questo background, Napoli è fantastico, c'è una qualità della vita, so, molto alta secondo me, almeno quando io ci vengo mangio molto bene, è una città bella perché la gente è viva, perché c'è spensieratezza anche in certi casi, e quindi sto molto molto bene a Napoli, mi trovo molto molto bene, La fantastico. rivedremo a Napoli in degustazione? Senz'altro. Grazie.